Non c'è bisogno di scomodare antiche profezie Maya per rendersi conto che oggi il nostro pianeta sta esaurendo le sue energie. Uragani devastanti, tsunami, eruzioni vulcaniche, scioglimento dei ghiacci sono fenomeni sempre più frequenti e sempre più legati alle alterazioni climatiche. C'è un'artista americana, Andrea Polli, considerata una protagonista dell'arte ecologica estrema, che si occupa da sempre di queste problematiche e le mette in scena traducendo i dati ambientali, spesso incomprensibili, in suoni e opere. Who has the right to own information about our weather and about our environment? And I believe that this, as citizens, we own this. I believe that we should have the right to know if our air is polluted or if our climate is changing radically. Si chiama Breathless, tradotto senza fiato, la mostra che mette in scena smog e inquinamento. Sono installazioni che cercano di dare forma e suono a quei fenomeni invisibili ancora troppo spesso ignorati. L'auto in un grosso pallone che si comporta come un polmone teso a soffocamento. E ancora l'auto che trasforma l'aria in un fatto tangibile e visibile. Esperimenti che l'artista ha portato in giro per il mondo, sulle strade di grandi metropoli inquinate, per attivare e sensibilizzare opinioni e coscienze. In questi giorni la mostra è al PAV di Torino, dove ci resterà fino alla fine di febbraio. Un'occasione per una riflessione sull'ambiente, sulla nostra salute e quella del nostro magnifico, silenzioso e tollerante pianeta.